Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video. È un video haul dei saldi, un secondo video haul dei saldi, e questi saranno gli ultimi. Allora, premetto che io l'altra volta ho fatto un video haul dei miei saldi, però mi sono dimenticata di dire che tutti i prodotti che avete visto per quanto riguarda i vestiario, vestiti, non li ho pagati io, me li ha pagati mia sorella. Cioè, nel senso, dovevo pagarli io, ma mi ha fatto il regalo per delle cose nostre. Mi ha detto che mi doveva fare un regalo, mi ha fatto questo regalo e mi ha pagato i vestiti. Ovvio, non era una cifra esorbitante perché avete visto i prezzi. Se ho speso 30 euro di vestiti è già tanto, 40. Però dovevo pagarli io, ma me li ha pagati lei. Allora, inizio col farvi vedere delle cose che non erano in saldo, che però ho preso perché era una collezione limitata di Essence. Vi faccio subito vedere. Uno è quello che indosso, che vi faccio vedere. Questo rossetto qua, sono estremamente cremosi e mi piacciono un casino. Il rossetto in questione è lo 02 Painted Love, è un rosso ciliegia, molto bello. È questo qua, guardate com'è bello, sono di quelli che hanno la E stampata, vedete? La collezione, la Dark Romance. E questo è il rossetto, è esattamente come lo vedete, forse un pelino più scuro, ma è questo ed è bellissimo. Sono profumati. Allora, il prezzo di questi dovrebbe essere intorno ai 2,49 euro. E poi ho preso anche l'altro rossetto, che è il 01 Red Romance, che è bellissimo, è un borgogna. Questo vi faccio lo swatch sulla mano magari, e questo qua, ok? Vi faccio, aspettate, un piccolo swatch. Sono pigmentati, sì, però modulabili, guardate che belli, hanno un finish abbastanza lucido e questi li ho comprati tipo 3-4 giorni fa. Non so dirvi bene la durata, ma devo dire che sulle labbra sono favolosi e a me piacciono tantissimo. Questo colore spettacolare. Poi, sempre 2,49 euro circa. Lascio lo zoom perché tanto sono cose piccole. Ho preso una matita, sempre della Dark Romance, ed è questa matita nera che ha, vabbè, matita nera da una parte che è glitterata e la cosa un po' mi dà fastidio perché se voi vedete la matita è nera normale. Però io non ho detto che la glitter ai pencil. Premetto che non sono truccata, ragazzi, ho solo un po' coperto le occhiaie. Il tetto sì, è un pochino dura forse, ma perché è stata fuori, l'ho dimenticata in macchina. E comunque queste glitter si percepiscono, li vedete, no? E da un'altra parte ha il suo sfumino. Proviamo a sfumare, si sfuma. Ottimo, vedete? E niente, questa sempre 2 euro qualcosa. Ultimo prodottino che ho preso dalla Dark Romance è stato l'illuminante. Questo qua, che sono scadenza 12 mesi, 4 grammi di prodotto ed è lo 01 Light Up, è l'unico che c'è. Ed è in crema. Voi lo vedete già swatchato forse? Allora, io non so se da lì si percepisce, ma come lo muovete ha dei riflessi. Comunque, ora ve lo faccio vedere. Beh, adesso lo vedete grumoso perché ne ho preso un bel po', Ha dei riflessi rosa, è davvero molto bello, guardate che bello com'è illuminante. È davvero, vero, davvero, vero, molto bello. Mi piace davvero tanto. Poi vi farò sapere, insomma, come li trovo effettivamente e quant'altro. Ora veniamo a... Ah no. Beh, ne ho pagati poco. Sono passata da Lidl con mia sorella. E mi sono presa questi. Che cretina, sono quelli per agenda, sapete? No, per agenda, insomma, i post-it di varie misure, l'ho pagato solo 70 centesimi, siccome questi li uso molto anche per l'università, ho detto prendiamoli. Poi mia sorella si era presa dei pantacollant e li ha presi anche a me. L'allarme della macchina, non è la mia. E li ho presi, li ha presi, cioè, lei li aveva presi, li ha presi anche a me, ha preso la L, poi io quando li ho visti ho detto, vabbè, lasciali, mi piacciono anche a me. Me li ha presi neri, cioè li ho presi neri
Questo sembra blu ma è viola. Neri e viola, 3,99 euro venivano forse giù di là. Ok, iniziamo con gli acquisti. Sempre al centro commerciale di Gavirate, dove ho preso le cose di Essence, sono andata da Teddy Whale. Allora, io cercavo una pochette, una borsettina, diciamo, piccolina di quelle da mettere a tracolla, che fossero comodi tipo quando vai a ballare, ma neanche tanto perché quando vado a ballare, insomma, quei locali che non ci vuole la borsa gigante. Era andata nel negozio di borse, ma non la trovavo. Io non è che volevo spendere un'infinità per quello che la usavo, e alla fine l'ho pagata 7,95 euro. Questa che vi faccio vedere è a scontare il 50%. Non è bellissima, però a me piace, a me va bene. Allora, costava 15,95 euro e l'ho pagata 7,95. La borsetta è questa, fatta così, molto semplice. Ok, è fatta così. All'apertura, do cacchio, è questa qua, così, e vabbè, c'è diventata aperta, la togliamo. Destra non l'ho neanche aperta perché volevo farvela vedere a voi. E niente, dentro è semplice così nera, non ha solo questi taschini in tessuto qua, ma non ha la zip. E ha la particolarità che la catenella appunto è dorata. Ora, voi la potete portare così a tracolla, altrimenti la potete portare anche così, è molto comoda. Ho detto, per 7,95 euro a me piace, Jessica, con questo italiano fa proprio schifo, mi piace parecchio, e quindi ho detto, ma sì, prendiamola, non ci voglio andare a spendere un'infinità di soldi per una borsa che sì, mi serve, però non è che uso tutti i giorni, perché comunque è piccolina, cioè il mio portafoglio è grande quanto sta borsa. Sono tornata lì per di Varese, perché l'altra volta quando ero andata con mia sorella non l'avevo girato tutto, perché mia sorella è stata operata una gamba e non riesce a stare tanto in piedi, non riesce a camminare tanto, quindi l'abbiamo fatto veloce e alcuni negozi neanche li avevamo guardati e siamo scappati via. Allora ci sono tornata, prima mi sono fatta un giro e poi sono entrata nei negozi a comprare. Da H&M ho comprato due cosine. Comprato per 4,95 e non era scontata, però l'ho presa perché la trovo comodissima. Questa, che voi non capirete, è una gomma. Allora, avete presente le canotte di H&M? Le canotte semplici? Ecco, hanno fatto anche queste sorte di gonne, ok? Tipo a mini gonna un po' più lunga, e sempre dello stesso tessuto. L'ho presa nera, c'era solo nera. L'ho presa perché io a me piace tantissimo mettere il pantacollant con le canotte lunghe, una cinta in vita e sono a posto. Però quando voglio mettermelo con delle canotte corte non me le metto perché col culo di fuori non vado, anche se ho il pantacollant. Allora ho detto, questa è comodina, la metto come se fosse la continuazione della canotta, in poche parole però. E allora l'ho presa a 4,95. Se mi ci trovo bene, me ne prenderò altre in futuro perché penso che queste ci sono sempre. Poi ho preso una cosa. Ma come vi faccio vedere, che ci vorrebbe una stampella, un vestitino che me ne stavo per andare, poi l'ho visto, l'ho preso, però sto vestitino, vado a vedere la taglia, il massimo che c'è di taglia era rimasto il 44. Questo vestitino costava 19,90 euro, io l'ho pagato 10 euro, è tenerissimo come vestito. Allora ho preso sta 44, sono andata allo spogliatoio, l'ho provato e mi va, perché anche è un vestitino abbastanza tipo modello largo. Allora, ha questo scollo a V, vedete, con queste semi perline, e praticamente sono tutte stelline queste qua, base nera, un elastico che va sotto le tette, praticamente a me va sotto le tette perché sotto il seno, perché ho le poppe abbastanza giganti, detto molto naturalmente. E poi sotto è un po' larghino, così a sbuffetto normale, con qualche piegolina, e arriva poco sopra il ginocchio. E mi piaceva tanto perché è un tessuto molto leggero, è bello al tatto, è smanicato, va messo tipo se lo voglio mettere adesso con dei pantacollant, con delle calze, lo metterò sicuramente con un coprispalle. 10 euro. Poi sono stata ai Meda Tipo di
Poi ahimè, e sono stata anche da Sephora, ma la Sephora la tengo per ultima, ragazze. Da Kiko. Perché ho visto che c'erano delle cose che l'altra volta non erano 50, che l'hanno messe, non hanno messo tutto al 50, lo metteranno e quando lo metteranno tornerò. E ho preso 4 cosine. Ok. Allora, una cosa l'avevo vista con un haul di Mary, sempre Mary Fantasy Ruggeri, perché io guardo tutti i suoi video. E allora quando l'ho vista lì me la sono presa anch'io, perché lei aveva spiegato che cos'era, ed è l'Invisible 3D Lifting. Praticamente sono delle gocce per lifting, insomma per il viso. Sono 10 ml di prodotto e hanno una scadenza cortissima, solo un mese. Però le ho pagate solo un euro e se funzionano, insomma, perché non prenderle per un euro? Praticamente hanno un effetto lifting, voi direte che cavolo te ne fai, che hai 24 anni, ve lo dico anch'io, ci avete ragione? E non ci avete ragione, perché nonostante ho 24 anni, iniziano un po' a esserci delle rughettine e a me, ve le faccio vedere? Cosa schifosa le donne, ecco, guardate, le vedete? Qua sotto l'occhio tendono ad avere qualche rughettina, soprattutto quando ho un po' l'occhio gonfi, gli occhi gonfi. Quindi l'ho preso un po' per provarlo in quella zona lì. L'ho pagato solo un euro. Poi ho preso due dei blush in stick. Sì, allora uno è un blush ed è lo 02 Intuitive Rose Coral. Questo qua. E venivano 3,90, ragazze, erano scontate del 50, ed è questo qua ed è questo colore qua. Quanto prodotto c'è non lo so, adesso vediamo insieme. Ah beh, c'è molto prodotto, devo dire. Questa poi me l'ero persa. Vi faccio vedere lo swatch, è un colore molto carino, tenue, pesca, coralloso, molto carino. Infatti era l'unico che mi piaceva ed è l'unico che ho preso. E poi c'è il, ho preso l'illuminante, sempre quello in stick, che è lo 01 Moonlight Gold. Io ve lo faccio vedere subito. Aia. Le mie unghie stanno andando in vacanza a farsi friggere anche, ma non mi è rimasto più un'unghia. Dovevo mettermi lo smalto, ma non ne tengo voglia, ragazzi, non ne tengo voglia. È questo qua. E vabbè, il colore, cioè, è bianco. E vi faccio vedere. È stra bellissimo, illuminante di brutto, guardate che bello. Poi hanno un buonissimo profumo, stare qua a sniffarmele. Oh oh. E questo qua, 3,90, avevo detto, quello è il prezzo. Poi io girando, che l'altra, tutte a 50 erano, l'altra volta non le ho trovate, e infatti pensavo, cacchio, l'hanno già finite, le Core Drops, ossia le goccine illuminanti, c'erano sia quelle rosa che quelle argento. Ragazze, quelle rosa sono fighissime, sono proprio bellissime, però sono difficili da usare, cioè non è che puoi usarle sempre. Allora ho preso le Intuitive, no, oddio, ho preso la stessa cosa di prima, ho preso le Silver Drops, queste qua. Quelle appunto argentate. E ragazze, dire che ce ne vuole una goccettina è irrisorio, c'è proprio pochissimo, perché sennò sbrilluccicate. E vi faccio, che poi anche queste hanno delle iridescenze rosa. Ok. E questa goccettina che ho messo lì, guardate già i brillantini che non ci sono, con una goccettina minuscola. E ho voluto prendere anche queste quando c'era il puff, avete presente? Io ho quello illuminante con la polvere dentro, invece c'è il puff che ha quello gigante che ha dentro la polvere, suppongo, non so come funzioni, cretina. Io l'ho preso, puff! Ho volato tutti i brillantini che mi sono arrivati pure in faccia. Infatti c'era la commessa che si è messa a ridere, io ho fatto su me una pina, puff, è volato tutto. No, 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 non lo voglio. Non lo voglio. Era scontato il 50%, ma non lo voglio. Preferisco quello che mi ha regalato il mio ragazzo. Poi sono andata da Terranova. Ci sono cascata di nuovo. Di nuovo da Terranova sono tornata. Perché mi piacciono i vestiti di Terranova, devo dirvi. Ne ho preso solo. Adesso sporco tutto di brillantini, ragazze. Due così: due vestiti e due accessori.
vi fa vedere gli accessori, che sono due carabine, però una carinissima, anche l'altro. Allora, al modico prezzo di 1 euro, per questo l'ho preso, ho preso questa catenina con le labbra tutte sbrilluccicose, è troppo carina, è una catenina abbastanza lunga, io l'ho visto molto bene con un dolce vita, un qualcosa comunque che vi copre tutto il collo, e questo punto luce molto faigo, con un rossetto rosso magari. Mi è piaciuta tantissimo, l'ho presa per 1 euro, ho detto, anziché 5 a scassa, la già 5,99. Cioè, non devi perdere subito i brillantini, perché tu non sei contenta se non rompi le cose. No, ancora sana. Sempre a 1 euro. Questi sono un po' pacchianelli, però mi piaceva uno in particolare. Ho preso sempre a 1 euro questo qua, quad, di bracciali. Mi piaceva moltissimo questo, perché lo vedo strafico per l'estate, perché a seconda di come lo colpisce la luce cambia un po' colore. Anche questo, in realtà. Questo qui mi ha tanto, perché potrei accecare qualcuno, però è carino uguale. E questo qua molto semplice. Per 1 euro, 4 bracciali, ho detto, ma sì, Jessica, concediamocelo. Prima costavano 9,99. Poi ho preso la modica cifra di 2,99 euro. Questo simil maglioncino, per come è fatto di forma, ma è una maglietta di tessuto. Allora, è questo color beige. Non vi faccio vedere il prezzo. Da 9,99 a 2,99. Ed è abbastanza lunghina. Finisce con una fascia anche sulle maniche e sul fondo. È molto molto elasticizzato. E niente, l'ho presa come magliettina a maniche lunghe. Insomma, molto carina. Magari sotto una canotta, sopra questa, e poi uscire, per dire. Diciamo che se c'era nera la preferivo, però è rimasto solo quel colore. Poi ho preso questo, che invece mi piace un botto, cioè mi piace abbastanza. Questo l'ho pagato un attimino di più, 7,99. Mi piaceva più quello sui toni del blu, però solo questa la taglia. Ed è questo vestitino, fatto con questo scollo molto, molto ampio, le maniche a 3/4, ed è abbastanza lungo, in maglina, quindi un po' aderente, ma che io vedo strabello con i pantacollant, e con questa fantasia qua, tipo galassia, non le stelle, tipo come se fossero i punti della galassia, no? Per farvi intendere, molto semplice. Dietro ha questa zip che si tira giù, che io non trovo inutile, però vabbè, è molto carino, l'ho pagato 7,99 euro. Ok, arriviamo alla fine. Che dico, che cacchio, non è vero? L'altro giorno con mia sorella siamo andate in negozio di scarpe, perché lei cercava delle ballerine che le serviranno dopo l'operazione che deve fare, e noi le abbiamo trovate, infatti si è presa degli stivali. E io mi sono presa queste scarpe qua. In negozio, Vitullo. C'è anche in Varese Centro, ma non è quello che sono andata io. E la marca è Tulipano. Mia sorella è piena di queste scarpe, io quando le ho viste a quel prezzo le ho prese. Sono quelle fatte così, con si notano un po' con le cuciture perché è nera, quella blu era fantastica, però io non ne ho, detto nera, almeno lo metto con tutto. E sono quelle con queste cuciture fatte così. Sono strabelle e stracomode, le ho pagate soltanto 15 euro, erano in saldo ovviamente. Ora io non so il prezzo originale, però comunque le ho pagate 15 euro. E niente, non potevo farlo dire. Poi, ultima tappa è stata Sephora, sofferta e indecisissima. Sephora aveva messo parecchie cose, un po' di cose. Ho preso sempre questo in più a 1 euro, perché mi piace troppo, lo adoro quel coso. E poi ho preso una cosa. C'era lo stand con le varie cose più costose, cioè tipo della Collistar, Yves Saint Laurent, oppure Make Up For Ever, oppure... ma altre marche scontate. E c'era una palettina della Make Up For Ever, ma non mi piaceva. Dior, c'era di tutto, insomma. E io ho visto un kit della Benefit, ero indecisa a comprare, perché ve lo faccio vedere, perché è tutto rovinato, cioè praticamente lo scatolino è tutto mangiucchiato e rovinato. E ho detto, ma che cavolo, ho detto, boh, sarà quello di esposizione. Allora, ho preso in mano, sono andata alla ragazza e gli faccio, scusa, ma non ce n'è un altro, perché questo è davvero distrutto, ho detto, io devo farlo come regalo. Non era vero, però volevo la confezione nuova perlomeno, anche se
Allora, questo qua costava in realtà 29,90 euro ed era a 20, quindi 10 euro in meno. Però io non ho mai avuto niente di Benefit e questo vi faccio vedere che prodotti va all'interno. Mi piaceva abbastanza perché c'era l'e-praise, l'e-release base, come cavolo si chiama. E lei fa, guarda, non lo so, vado a chiedere. Va, torna con un'altra cristiana che penso fosse una capoccia del negozio. E mi fa la signora, mi dica signorina, faccio, no, guardi, volevo sapere se ne avevate un'altra confezione perché questo è veramente distrutto. Ho detto, io volevo fare un regalo. Le fa, andata a controllare, fa, no, guardi, mi dispiace, è l'ultima. Cioè, caspita, ho detto, solo che questa effettivamente è tutta concia, il mio primo prodotto della cosa, la Benefit. E fa, guardi, vedo se riesco a fare un ulteriore sconto io. Ancora più sconto, ho detto, dentro di me ero lì. Così ero, ah beh, no, veda lei se può, se no, cioè, insomma, non lo so se riesco a prenderlo. Si gira io, tipo, no? Vado alla cassa e mi fa, allora, vedete che doveva costare 20, mi fa, guardi, non posso metterglielo più basso di 12,99. Insomma, l'ho pagato. Non so se 14, 13,99, 12,90. 13,99. Io, no, vabbè, dai. Vabbè, dai, ho detto. Tutta così, guarda. Ah, dai, lo guardavo, lo riguardavo. Faccio, vabbè, dai, al massimo glielo spiego che mi si è rovinata a me. Ho detto, però, vabbè, almeno non lo pago così tanto per avere una scatola tutta distrutta, ho detto. E fa, no, no, va bene. Insomma, l'ho pagato 13,99. Come sono contenta, contentissima. E comunque la cristiana che mi ha servito, la ragazzina, ne sapeva meno di me. Cioè, veramente, ci lavora della gente nei negozi di trucchi che tu dici, ma questi che cazzo ci lavorano a fare? Comunque, molto carino. Allora, togliendo lo schifo rovinato, questo è il packaging, è il Finding My Bright, insomma, quello tutto illuminante. Ha il suo specchietto, che carino. Poi ha, insomma, le spiegazioni con tutto quello che c'ha dentro. E poi ci sono tutte le mini taglie, che sono davvero mini. Questo qua. Allora abbiamo, perché ancora non ho capito che c'è dentro. Allora abbiamo, penso che sia un illuminante, sto aggeggio qua, Liquid Pearl for Face, un illuminante per il viso. Ed è minuscolo, ragazze, veramente minuscolo. Sono 7,5 ml di prodotto, però carinissimo, piccolino. Poi abbiamo appunto il Poise Tint che cioè, può essere usato sia come blush che come tinta labbra ed è un rosa Barbie, ragazze, che mo vi faccio anche vedere, che sulle labbra secondo me è sprecato, questo qua. Buon profumo, buonissimo profumo. E questo illuminante qui, il Height Beam Benefit, sempre. Ne uso veramente poco perché, insomma, quello che costi. E quello lì, questo puntino qua, che adesso provo a stendere. Sì, carino. Niente di che. Abbastanza carino. E poi l'Erase Past, questo qua, che è il correttore. Sì, che ha una colorazione. Vi faccio vedere. Scusatemi, ci ho insaccato dentro il dito. È questo colore qua che provo sul mio. È abbastanza aranciato, quindi secondo me per le occhiaie va bene. Quindi mi piace abbastanza. E niente, questo kit qua l'ho pagato appunto 13,99 anziché 20 per quanto costava. Appunto è questo qua. E niente, ragazze, ho finito. Questo era tutto quello che ho acquistato. Lo so che mi sono andata la pazza gioia. Vi farò sapere dei prodotti di make-up per quanto riguarda i prodotti make-up. Per quanto riguarda le palette della Kiko che ho comprato l'altra volta, queste qua, le
Adoro. L'altro giorno ho fatto un trucco solo con queste e ragazze sono pigmentatissime, durano tantissimo, facili da sfumare, mi piacciono davvero tantissimo. Poi ve ne parlerò più in particolare. Niente, se no viene un video lunghissimo perché siamo già a 25 minuti. Vi mando un bacio al prossimo video. Ciao ragazze!